grave incidente sul raccordo autostradale sul ponte sopra la zona industriale di Pratacci. 5 feriti, di cui alcuni in gravi condizioni. Una Jeep ed una Mercedes si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso da chiarire le cause dello scontro. L'incidente è avvenuto poco prima delle 22. Una Mercedes classe A grigia e una Terios bianca si sono scontrate, a prima vista frontalmente, proprio in corrispondenza dello svincolo di Pratacci e del raccordo autostradale Arezzo Battifolle. La dinamica non è molto chiara, sia per la violenza dell'impatto che ha fatto fermare le due auto girate nella stessa direzione verso uno dei guardrail, sia per la strana coincidenza dei punti d'urto sui due mezzi che risultano essersi centrati sul proprio lato destro, tutti e due. E questo rende difficile anche solo capire come si sia realmente verificato l'incidente. Ma è polemica. Le condizioni dell'asfalto sul luogo del sinistro fanno davvero spavento. È difficile anche solo camminarci sopra. Ma soprattutto il buio a impressionare. Nessun lampione acceso, in corrispondenza di uno svincolo in piena curva, teatro più volte di incidenti, anche gravi. E i lampioni non sono assenti, sono solo guasti, spenti, non funzionanti. E questi due problemi, se non sono causa dell'incidente di stasera, sono sicuramente causa di un aumento di rischio proprio in quel punto. E casualmente, proprio in quel punto e sul ponte che scavalca la zona industriale, è un continuo susseguirsi di incidenti. Le polemiche di questi giorni sul cantiere dell'asfalto di Tregozzano avevano messo in luce la poca cura con cui vengono eseguiti i lavori di manutenzione delle infrastrutture. I lampioni spenti e l'asfalto distrutto sul luogo dell'incidente di questa sera mettono in luce come, a volte, la poca cura sia il male minore, quando ci sono addirittura problemi da risolvere lasciati all'abbandono. E pensare che parliamo del raccordo autostradale, una delle arterie principali di Arezzo.